Buon inizio di settimana a voi tutti, cari amici all'ascolto, in questo lunedì del 3 gennaio. Ancora stamattina andremo a scoprire un nuovo tesoro nel Vangelo e siamo sempre nel libro di Luca, nel Vangelo di Luca, e leggiamo al capitolo 1, al versetto 15, una meditazione dal titolo Vera grandezza. Perché sarà grande davanti al Signore, non berrà né vino né bevande alcoliche e sarà pieno di Spirito Santo fin dal grembo di sua madre. Siamo dinanzi alla promessa che l'angelo fece a Zaccaria sulla nascita di Giovanni il Battista. Se la risposta tarda a venire, ciò non significa che le preghiere siano state respinte. Senza dubbio Zaccaria aveva pregato e l'aveva fatto spesso per ricevere la benedizione di un figlio. E il fatto che non fosse stato ancora esaudito faceva pensare che aveva pregato invano. Forse alla sua età aveva anche smesso di presentare questa preghiera davanti a Dio, rinunciando alla speranza di essere padre, visto che era in età avanzata. Tuttavia, le prime parole pronunciate dall'angelo dimostrano chiaramente che le preghiere di Zaccaria non erano state dimenticate. Faremo bene a ricordarci di questo quando ci inginocchiamo a pregare. Dobbiamo guardarci dal concludere frettolosamente che le nostre suppliche sono inutili. Non sta a noi decidere il tempo o il modo in cui le nostre richieste saranno esaudite. Il versetto 14 poi ci insegna che nessun figlio arreca vera gioia ai suoi genitori quanto quella su cui è posata la grazia di Dio. Essa è mille volte meglio della bellezza, delle ricchezze e degli onori, sicuramente. Fin quando un ragazzo non accetta il Signore, non possiamo sapere nulla del suo futuro. I fanciulli non sono mai troppo piccoli per essere oggetto della grazia di Dio. Non c'è errore più grande di supporre che i bambini, per la loro tenera età, non siano in grado di ricevere l'opera dello Spirito Santo. Guardiamoci dal limitare la potenza, la compassione di Dio. A Lui nulla è impossibile. La vera grandezza può ricevere poco onore in questa vita, ma ciò che conta è esserlo davanti al Signore. Il concetto umano di grandezza è sicuramente del tutto falso, ingannevole. Principi e regnanti, conquistatori e statisti, filosofi, artisti sono quelli che il mondo reputa grandi. Ma tale grandezza non ha corso tra gli angeli di Dio, perché valutano grandi soltanto chi compie cose eccelse per il Signore. Che Lui ti benedica.